Ciao a tutti, siamo Davide e Giorgino. Oggi prepareremo il filetto alla Giorgino. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Saluto ragazzi, amici vicini e lontani, saluto! Allora, oggi ospite Giorgino che ci fa non un salume, ma un piatto, direi, abbastanza goloso, mi sembra, sì. Da quello che ho capito. Poi, Davide, secondo me è un piatto che va bene per gente che ha poco tempo per far da mangiare. Sì, difatti. Che arriva a casa, a mezzogiorno, alla sera, non sa. Questo qui è un piatto che in 10 minuti, un quarto d'ora lo si fa e secondo me è molto buono. Difatti mi aveva detto il filetto alla sveltina, però non ho voluto. Esatto. Non ho voluto, però sì, è molto veloce, dai. Allora, ma, vediamo. Mamma, ti voglio dire un particolare, Davide, aggiungiamo questo. Quando si faceva macelleria, che ammazzavamo e avevamo due maiali sul tagliere da fare, non c'erano delle donne che ci accudivano a noi, c'eravamo solo noi altri uomini. E allora bisognava mangiare, e allora per mangiare non c'erano quei mezzi che ci sono, c'erano le stufe economiche, quelle sì. Stufe con i cerchi sopra, sì, ti ricordi? Sì, sì, certo. Allora prendevamo una cotica, pulivamo il piano sopra della stufa, poi facevi delle filette, dei pezzetti, dei tronchetti di filetto, li sbattevi sulla stufa, sale e pepe, una girata sale e pepe e un bicchiere di vino e mangiavi così. Ecco perché è diventato una cosa detta alla svelta, perché il tempo di cottura è pochissimo, insomma. Adesso l'ho un pochino modificata, però vedete che non c'è niente di eccesso. Non sono Luca Pappagallo, che quelli ne sa una più del diavolo. Io non le so queste cose. Lo segue su YouTube, sì, Luca Pappagallo, lo seguo anch'io. Gran chef. Sai cosa ti devo dire? Che nel mio paese, che è un paese piccolo, abbiamo tre negozi che vendono giornali, tabacchi e discorrendo, non sono mica capace di trovare uno di quei libri lì di Pappagallo. Adesso te lo trovo io su internet. Ma porco cane, se sapesse il numero gli telefono subito, porco cane. Ce l'ho io. Allora, vediamo gli ingredienti, così ve li elenchiamo e pian pianino andiamo a metterli dentro. Li posso dire io? Poi li vuoi dire tu? Mi aiuti? Allora abbiamo della farina che ci servirà per infarinare il filetto, naturalmente. Due cucchiai, sì. Naturalmente un filetto di maiale. Questo qua è un filetto di maiale da circa 600 grammi. Esatto. Ok, qui abbiamo da mangiare a quante persone? Qui si mangiano, qui ci vendono 9 fette di roba, quindi 3 persone. Sì. 3-4 persone o 2, dipende. A 2 si mangiano molto. 2 o 3, dai. Ma perché le file, vedrai che le fettine diventano spesso abbondanza, quindi se mangi solo questa hai ragione, 2, ma se mangi qualcosina prima, certo. Si mangiano anche in 3 persone, l'olio si mangia, sì. Allora, continuando, abbiamo del guanciale tagliato leggermente altino perché abbiamo bisogno di rosolarlo. Condito, guanciale stagionato. Certo, delle fettine di guanciale. Abbiamo dell'aceto balsamico, in mancanza dell'aceto balsamico potete utilizzare la glassa, che va benissimo. Perfetto, bravo. Scaglie di parmigiano reggiano. Esatto. Fatta col pelo e patate, ne avremo un etto, 100 grammi. Sale e pepe nero e salamoia. Verde. Pepe verde in salamoia, saranno 10 grammi. No, sì, 20 tu metti, ma saranno 10 grammi, dai. Abbiamo 2-3 rametti di rosmarino, qualche spicchio d'aglio. 3-4 spicchi d'aglio piccoli. Pepe macinato. E pepe bianco macinato. E il sale. Bene, e ci vorrà un goccino d'olio d'oliva. Questi sono gli ingredienti. Adesso io lascio tutto lo spazio a Giorgino, che io accendo solo la piastra, perché per lui non è una novità. Sì, è una novità, io non uso fornetti normalissimi. Io sono ancora un povero muratore che mi diletto a fare ste robine qua. Comunque niente, partiamo. Bando le chiacchiere, taglio via la puntina qui in fondo perché dopo diventerebbe molto secca. Facciamo così. Sì, bisogna che sia omogeneo, insomma. Sì, prendiamo via un pochino di fettine di grasso questo qua, Davide, vedi? Sì.
così appena appena lo puliamo, appena appena, ma proprio pochissimo, pochissima roba, perché è già bello così. Bene, va bene così, Davide. Guarda. Intanto tu vuoi che ti metta a rosolare qualcosa qua? Niente, non c'è bisogno di rosolare niente. Olio, olio. Per il momento niente, noi prendiamo il piatto con la farina, caro Davide, lo mettiamo qua, mettiamo dentro un po' di pepe nero, un pizzico, un pizzico di sale, proprio vedi nella farina, nella farina vedi che è proprio una minuteria, ok? Facciamo così, poi facciamo così, Davide, guarda. Ma nel frattempo puoi accendere il tuo tegame lì, la padella, quello che lo chiami, come lo chiami, un filo d'olio, un cucchiaio d'olio, dimmi, basta. Boh, basta così. Ecco. Tutto dentro? Tutto dentro. Diciamo che mettiamo il filetto e i nostri 2 e 1/3 spicchietto d'aglio. Ok? Guarda. Teniamo così. Tanto non ha bisogno. Se controlli l'orologio, saranno 5 minuti. Quindi adesso lo facciamo rosolare bene in tutti i suoi lati, insomma. Sì, sì, proprio rosolato bene da tutti i lati. E poi dopo andiamo ad estrarre dalla padella. Il filetto ha rosolato molto bene in tutti i suoi lati. Mi raccomando, quando fate questa operazione che si chiama la reazione di Maillard, non foratelo con la forchetta, no, naturalmente. Giratelo con una pinza, come sta facendo Giorgino. Adesso si è rosolato, lo tiriamo via dalla padella. Devono rimanere dentro I succhi, perché sì, altrimenti diventa secco e non vale più niente. Certo, adesso lo tiriamo via dalla padella, lo mettiamo qua sul tagliere. Ok, sono perfetti. E lo lasciamo riposare un attimo? E mettiamo sul guanciale. Adesso okay, noi prendiamo il guanciale da lì, ecco, facciamo così, Davide. Quindi nella stessa padella dove avete, sì sì, senza usare tante tegami, rosolato il filetto, andiamo a abbrustolire, è la parola giusta. Velocemente, perché sono fettine sì. Che in un attimo anche quello là, sì, con le venditori. Ok, guardate, il guanciale si è bello rosolato, lo tiriamo via, lo lasciamo asciugare così si secca per bene. Esatto. E l'unto, il grasso che ha fatto il guanciale, lo tiriamo via, perché altrimenti dopo nuota. Esatto, e sarebbe troppo per la prossima cottura, che sarà quella del filetto. Vai, poi? Adesso non facciamo altro che mettere da parte il guanciale. Guanciale, sì. Prendiamo un pezzo di carta che qua mi pulisco le mani. Le manine, grazie. Così, bene. Tiro sulle maniche perché è ora di farlo. È vero, tanto è tutto, siamo fra noi, quindi quello che facciamo ce lo mangiamo noi, quindi facciamo già, vedi che ha quel centimetro, sì, di cotto, galongia, allunghia, vedi, sì. Quindi l'abbiamo rosolato fuori e quindi la fettina adesso ha bisogno solo di una girata. Esatto. La torniamo a infarinare? No. Ah, ok. Mi permetto di fare questo, Certo, ma vedete, vedete come faccio, è una cosina da ridere, Un pizzico di sale, certo, un pizzico di pepe, prendo alcuni granelli di e li metto lì, pepe verde, e mettiamo dentro il filetto, mettiamo dentro con le mani perché faccio meglio
e mi vado a prendere qualche chicco di pepe. Quindi adesso vuole lasciato rosolare da una parte. Due minuti, tre. Da per parte? Per parte, vedrai. Ok. Rifacciamo l'operazione, Davide, che questa era quella andata di sotto. Quindi la parte che aveva salato e condito è andata a finire sotto? Sì. Adesso la mettevamo a mettere sopra dalla parte di dietro, diciamo. Ecco qua. E qua mettiamo un pizzico di pepe bianco. Così, guarda. Senti che profumo già? Sì. Diciamo che è leggermente rosato. Sì. Sì, perché sennò poi diventa un pezzo di legno. Ah! Sì. Quindi adesso altri due minuti e poi andiamo a togliere e vediamo che cosa ci fa Giorgino. Prima di toglierlo mettiamo il grana. Ah, che si scioglie? Che si scioglie. Servirà un coperchio? No, non serve niente, guarda. È importante che tu adesso mi abbassi la stufa. Sì? Il coso... Quindi adesso su ogni fettina vai a mettere due o tre petali di parmigiano. Sì, così. Là. Prendiamo il guanciale. Quindi parmigiano, il guanciale va messo sopra. Ma puoi usare le mani, eh? Non ti sgrida mica nessuno. Sì, no, perché faccio meglio. Fidati, fidati, non ti sgrida nessuno. Vai, vai. Guarda che anche gli chef in cucina usano tutte le mani, eh. Tutte le mani usano. Beh, perché è anche giusto, secondo me. Sì. Che lavori meglio. Ci sarebbe abbastanza così, Davide, però io lo arricchisco un pochino. Sentilo. Bello saporito, buono. Dovrebbe essere saporito per fare queste robe, niente. E adesso? Lo togliamo. Però ti do un piatto pulito, eh. No, lì. Qui dentro? Sì. Bravo, vai. Guarda, ieri è venuta una mia vicina di casa in negozio da me e abbiamo parlato del canale, mi ha detto, fa guarda, mio figlio ti segue su YouTube e guarda, anche i suoi amici guardano, no? Io ho detto, hai visto qualche video ricetta tu? Perché lei è una rasdora, è una ragazza, è una... brava. Sì, molto brava. Mi fa, ma no, veramente, io sinceramente, è stato sincero, sinceramente io non ho ancora visto niente, ma fai qualcosa di vegano? Allora l'ho guardato e gli ho detto sì, guarda proprio gli ultimi video che, che ci siamo. Dio, santo cielo. Ecco, adesso Davide, a questo punto cosa faccio io? Mi sento il filetto, sì, le provo la febbre. Ah, va bene. A temperatura questo. È a temperatura che ti spiego il perché, che tu lo sai bene, ma lo spiego anche ai nostri signori che ci guardano. Se noi mettiamo l'aceto balsamico, quando è dentro il tegame, sì, l'aceto balsamico col caldo si squaglia. Sì. Allora lo lasciamo riposare a questo punto. Poi adesso prendiamo la nostra ampollina dell'aceto e facciamo così. Piano, Quello è il mio aceto, ragazzi. Vedete? Parlo di gocce, eh? Ecco, guardate. Non deve essere invadente.
No. Deve essere... deve essere una goccia. Un matrimonio, uno sposalizio. Oh, se poi non vi piace il balsamico, l'aceto balsamico, fate altro che non mettercelo, dico bene. Però sì, questa ricetta lo prevede. Se non avete l'aceto balsamico, questo non ce l'avete perché questo qui è mio, dico bene. Questo è un aceto balsamico, difficilmente l'avete. Ecco. Usate la glassa, la glassa. La trovate in tutti i supermarket. Sì. Ecco, io direi che questo è un piatto che se noi ci abbiamo guardato abbiamo messo una ventina di minuti. Sì, neanche, abbiamo fatto tante chiacchiere, insomma, lo mettiamo qua che ci facciamo la foto. Ecco, io direi che questo è un piatto per chi lavora e per chi non ha tempo di cucinare, di star lì a fare tante robe. E uno, secondo me, lo sentite, dovrebbe essere... Oh, io vi dico la verità, eh. Io quando facevo le macellazioni così, dove le facevo, sono venute tante gente, tante signori importanti da questo punto di vista. Dalla parte ciclistica dei campioni europei, dalla parte dei corridori della Ferrari, diciamo così. E l'hanno sempre gustato abbastanza bene. Io l'ho tirato fuori, ma l'hai portato tu questo qua? Quello lì è il mio Labrusco. Posso aprirlo? Diciamo di sì. Ma perché, Davide? Prima lo teniamo pronto nel bicchiere. Esatto. Perché dico il mio Labrusco? L'hai fatto quest'anno? No, è ancora... No, quest'anno ho pigiato che saranno 3-4 giorni. Senti, ma è tanto... Lì, bravo. Perché è caldo, perché poi l'ho mescolato da solare a venire qua. A venire in macchina qua, è rimasto in macchina. Bene. Perché dico con il Labrusco? Perché come tutte le cose, quando ero un ragazzino io, c'erano il Labrusco e poi c'era il salamino da taglio, che andava nel... perché il Labrusco è sempre stato un pochino il principe di questi vini spumentanti, un po' come il champagne. Poi con quel tempo è saltato fuori il salamino, il Labrusco di salamino, Santa Croce, il Labrusco reggiano, il Labrusco mantovano, però di Labrusco c'è quello di Sorbara, Davide, non facciamo mica delle confusioni, poi che ci sia il Graspa Rossa. Made in Sorbara. Sì, l'hanno allargato e con giusta ragione, perché ci sono dei vini buoni, però il Labrusco di Sorbara è quello lì, è un po' come, diciamo così, la Marassi nella ceramica. Sì, qui da noi. Oppure il Mionetto nel Prosecco, cioè quei primi che dopo, con giusta ragione, il mercato ha dato molto spazio anche agli altri. Perché ci sono dei buoni vini spumanti così, dei buoni vini anche frizzanti. Ma io dico così perché questo lo faccio io, Cristo, se non difendo i miei. Certo. È vero. Allora, cosa facciamo? Beviamo o assaggiamo? No, prima assaggiamo. Bravo, io ho preso la forchetta. Sì, ma io assaggio poi così, eh? No, io ne taglio un pezzetto, ti dispiace? Non te prendo questo, guarda. La mangio come una bruschetta. Buonissimo, buonissimo da Giorgio. Voglio vedere la cottura io. Ecco, la cottura è questa, guarda. Non so se riesce bene a farla vedere. È rosa. Vedi, Davide? No, vedo. Ecco, questo. Questa è la cottura che piace a me. Buonissimo. Cottura è perfetta perché il filetto è morbidissimo, poi si sente il gusto del parmigiano, misto a quello del guanciale e un po' al pepe, cioè è fantastico. Proprio uno sposalizio con anche l'aceto balsamico. Ah, poi, se non vi piace il pepe, ragazzi, fate come me, io lo tiro via. Ah sì, però il gusto, un po' l'aroma glielo dà. Lo dà. E adesso chi lo mangia tutto quello? Voi altri. Va bene, io faccio un brindisi
alla tua ricetta. Io lo faccio a te perché sei un ragazzo internazionale, ragazzi, ve lo dico io. Grazie. E un brindisi. Da vecchietto. Un brindisi anche a voi che ci guardate sempre, che mi chiedete sempre di Giorgino. Giorgino è qui, vedete, non è andato. Grazie. Non è andato da nessuna parte, lo torniamo a vedere tantissime altre volte ancora, è vero? Ah, io mi associo con te, è uno sposalizio. Io non l'avevo mai trovata sta roba, sta parola qua. Sposalizio. Ah. Salute ancora, grazie ragazzi. È un termine da assaggiatore. Sposalizio, quelle cose così. Poi senti il fiume. Io sono assaggiatore e mangiatore. No, senti. C'ho il cartellone di medaglia. Senti che. A parte questo, perché ce ne sono mille di questi lambruschi, è superiore tutti ai miei, al mio. È buono. Ma senti il frizzante del lambrusco come ti dona in bocca? Sì. Ascolta, adesso che tu gli fai tutta questa pubblicità, poi dopo mi chiedono se lo vendi. Quindi rispondigli subito tu, perché sennò no, mi chiedono sempre. Ma io dico questo, Davide, scusa se ho qualcosa in bocca. Mastico e poi ti do risposta. Lo diceva anche una mia amica. Mentre stavamo facendo delle chiacchiere, no? Voglio dire che io faccio il reclam di questo lambrusco, perché lo faccio io, ma non lo faccio mica da vendere, ragazzi. Io faccio 400 bottiglie di vino, mi vado a vendemmiare, mi pigio l'uva e me lo faccio io. Certo. Delle volte mi viene bene, delle volte mi viene meno bene. Questo qui, secondo me, è venuto benissimo. Ecco. Però, mi ripeto, ce ne sono tanti, eh. 400 bottiglie all'anno sono una al giorno circa, un po' di più. Più o meno, ma noi a casa nostra non la beviamo mai, più che altro sai cosa c'è? Ospiti, bravo, hai detto benissimo. Questo è il caso. Sì, poi quando vado pesci in mare ne prendo con me, insomma, noi a casa beviamo una bottiglia ogni due giorni, via, diciamo così. Ce n'è un pezzettino piccolino, poi dopo io, sapete cosa ci faccio? Che ne aggiungo un goccino di più. Tu ne hai aggiunto un goccino di più, invece io non. Ecco, io faccio così, guarda. Ah, ma sai, eh? No, io lo metto mica. No. Oddio, se bongo, sì. Bene, dai, non tiriamo per le lunghe, sennò qua li teniamo a mensa con noi. Allora, gli ingredienti li trovate scritti sotto nel video, in descrizione, dove trovate i commenti. E abbiamo fatto presto, veloce, dai. E ringrazio te, Giorgino, che ti sei prestato a questa bella ricetta. Per te questo è altro, per quell'uomo qua, porca miseria. E se hai qualche altra chicca da presentarci, noi... Ma no, Davide, detto così fra le buone, fra me e te, io mi ripeto per l'ennesima volta, io non sono mica un cuoco, sono uno che mi piace fare le robe qui perché le faccio ancora quando faccio macellerie. Faccio tre tipi di cose, non ci sono mica nel mio menù, ci sono il filetto, questo qua, le sveltine alla Giorgino, che è l'ombo. Allora, non spoilerare, le facciamo la prossima volta, le sveltine alla Giorgino. Sì, la metà di tempo di questo. Meglio. E se faccio il fegato, questo ci punto un pochino sopra perché faccio il fegato con la rete e l'alloro alla vecchia Modena. Mi ha insegnato una signora che io facevo da ragazzino il cameriere. Poi tutti lo fanno al forno, lo fanno alla brace, lo fanno di maggio, ma quello che faccio io, non che sia, ma quello che faccio è di maiale. Ah, bene, wow. Di maiale va fatto sino finché ne vuoi, le braccia vive. Ah. Anche lì, una volta preparato, la preparazione è abbastanza impegnativa, ma la cottura devi contare 1, 2, 3, 4, 5, poi lo giri altrettanto. Sì, veloce. Velocissima. Dipende perché, poi dallo spessore. Sì, ma parliamo di uno spessore di un centimetro. Perché, Davide, anche il fegato è ancora più difficile che questo, perché il fegato se ti diventa duro diventa amaro e non lo mangi, deve essere come questo, dentro deve essere rosso.
Va bene. Io faccio, quando faccio niente pranzi, ma quando ci troviamo che c'è anche certa gente di un certo calibro, mi vogliono esclusivamente quello lì. Poi dopo le costine, la salsiccia, la coppa, la pancetta, quelle robe lì che, ma non ci guardano, non ci pensano neanche. Ma niente da fare. Quelli sono i piatti che si facevano quando facevamo la macerazione, mi ripeto per l'ennesima volta, non c'era mica la cuoca, bisognava arrangiarsi, o bene meglio, è vero? Mm-hmm. Guarda, giusto per fare, per bagnarmi la bocca, un brindisi a te di nuovo, a tutti voi. Un saluto da Davide e Giorgino, mi raccomando se il video vi è piaciuto. Perdonate se dico qualche bagianata. No, è giusto che se il video vi è piaciuto mettete un mi piace che trovate qua sotto, qua sopra trovate il link all'altro mio canale YouTube e tutti gli altri social. Io ho detto gli ingredienti, vi li lascio sotto in descrizione. Mi resta altro che Davide e Giorgino, un saluto, alla prossima video ricetta. A tutti!